Buongiorno a tutti, bentornati su Metro Napoli Web TV. Oggi abbiamo in studio Alessandro Mazzù che ci presenta un'iniziativa particolare per Napoli e per diciamo, la sua provincia che riguarda la possibilità di ragionare intorno al mondo di internet e del web marketing. Allora, ci spiega un po' di che cosa si tratta questa iniziativa che è arrivata oramai già alla Alla quinta quinta edizione, edizione. sì. Allora, il Web Update è un evento annuale che si tiene di solito a marzo e questo sarà il terzo anno in cui questo evento si terrà a Città della Scienza. Si terrà a marzo, l'anno scorso sappiamo tutti cosa è successo il 4 marzo, quindi anche un po' noi siamo stati il primo evento subito dopo l'incendio, quindi ha avuto anche un certo valore di ricostruzione, quindi di voglia di ricostruire. Quest'anno si consolida insomma la partnership con Città della Scienza, tant'è che il 22 marzo, quindi ci siamo quasi, ci sarà la quinta edizione del Web Update. Il programma delle iniziative è ricchissimo. Io ho Sì. visto che ci saranno delle partecipazioni anche molto importanti e Sì. presenterete anche dei prodotti nuovi particolarmente Sì. interessanti. Sì, noi cerchiamo sempre di affrontare ogni anno il web update offrendo più punti di vista diversi, quindi sia il punto di vista dell'azienda, sia il punto di vista dell'agenzia di pubblicità, di comunicazione, di marketing, ma anche un punto di vista di docenti universitari. Quindi crediamo che questa sia una formula vincente, cioè offrire diciamo una panoramica a 360 gradi di quello che è l'innovazione nel marketing e nella comunicazione. Ci sono due prodotti in particolare, ho visto. Sì, Uno della Samsung e sì, l'altro è Yelp, che è sì. una struttura di social. Ci può parlare un po' di questi due Sì, prodotti? allora Yelp è un social network di dimensione mondiale, possiamo dire, e è un social network all'interno del quale ci sono utenti che possono scambiarsi opinioni, recensioni, soprattutto di ristoranti, ma non solo. E l'obiettivo fondamentale di Yelp, che lo distingue un po' rispetto agli altri network o le altre piattaforme che esistono, è quella di voler intercettare persone nella rete per poi portarle al di fuori della rete, quindi creare questo scambio tra l'online e l'offline. E questa è una cosa molto interessante, perché poi non dimentichiamoci che il web è uno strumento, ma non è l'unico strumento. No, io lo uso perché non mi fidavo degli altri, devo dire, mi avevano fatto delle buone recensioni, Ok. quindi lo tengo. Perfetto. L'altro è un progetto fatto in partnership con Samsung, si chiama Up for Book, e è un progetto che permette a studenti e a insegnanti di creare una sorta di facilitare l'apprendimento degli studenti attraverso un metodo collaborativo, che poi, diciamo, è anche quello che si fa di solito oggi anche sul web. Quindi di un social network, No, possiamo chiamarlo è così. una vera e propria piattaforma, una sorta di software che funziona anche offline, che permette a docenti e a studenti ai docenti di impaginare meglio le lezioni, i testi che andranno agli studenti, e agli studenti di collaborare per migliorarli. Allora, siccome siamo in provincia, la Sì? provincia si occupa degli istituti superiori, Sì. quindi l'argomento è particolarmente per noi interessante. Certo. Ecco, pensate a forme di partecipazione con istituti quali il Provveditorato agli Studi, la provincia di Napoli che gestisce gli Allora, istituti professionali, o è una gestione completamente dell'azienda? No, questa è una gestione dell'azienda. Noi cerchiamo di portare dentro il web update, di coinvolgere in maniera attiva diverse realtà. Magari nei prossimi anni, perché no? Perfetto, ho capito. Senta, io voglio però parlare adesso di un comunicato che vi Sì. avete fatto, in cui avete dato dei dati che a me mi hanno lasciato piuttosto perplessi. Perplesso, Sì, immaginavo. credo che sia stata una Sì. buona operazione, anche perché ho visto che è stata riportata da parecchi. Sì. Secondo la quale la Campania sarebbe l'ultima in Sì. Italia per utilizzo di internet Sì. e si ferma addirittura a un 41% di utilizzo. Io per la verità mi sembrano dei dati ottimistici, perché ero convinto che fosse Peggio. addirittura peggio perché avevo visto altri dati che Ok. davano il paese in condizioni peggiori. Secondo lei da cosa dipende? Beh, ci sono diverse problematiche, penso, sia infrastrutturali che di mentalità, probabilmente. Non credo sia un problema di accesso allo strumento, perché oggi attraverso tablet e smartphone, e comunque in Italia siamo tra i principali, non ci facciamo mancare niente da questo punto di vista, però probabilmente ci sono ancora delle problematiche, forse anche dovute a un costo. Nonostante oggi le tariffe si siano abbassate molto, però il periodo che stiamo vivendo non è dei migliori, per cui forse le problematiche sono da riscontrare su più punti di vista. Ecco, noi ci occupiamo un po' da tanti anni come rete civica di diffusione della rete e della possibilità che gli utenti. Noi abbiamo sempre creduto che uno dei problemi fondamentali sull'utilizzo della rete fosse la mancanza di contenuti che potessero interessare, diciamo, l'utenza. Sembrerebbe che questo 41% è un'utenza che ha trovato interesse. Ecco, quel restante 59%, secondo lei quali contenuti in Campania mancano perché possano diventare interessanti? È una Non bella domanda. è una bella domanda, infatti.
Allora, contenuti in rete in generale ce ne sono tantissimi, nel senso che l'accesso al web oggi è abbastanza diffuso, nel senso che tutti quelli che accedono hanno la possibilità, grazie ai social network, grazie a blog personali, di condividere notizie, ma anche di scriverle e pubblicarle. Non so bene quali possono essere i contenuti che mancano, perché sicuramente contenuti relativi alla Campania o a Napoli ce ne sono tanti. Quindi non le so dire di preciso quali contenuti possano mancare, perché effettivamente cercando bene Troviamo c'è tutto, tutti. quindi effettivamente Quindi forse è un problema di ricerca più che di proviamo. quantità di contenuti. E non è un problema anche di educazione, cioè probabilmente queste persone avrebbero bisogno di essere più sollecitate all'utilizzo. Sicuramente noi assistiamo, e questo mi riconduco anche a quello che parlavamo, da quello di cui parlavamo prima dell'applicazione App for Book. Uno dei problemi è anche che c'era questa famosa riforma per cui i libri dovevano diventare digitali, non lo sono ancora diventati. Forse i ragazzi, comunque le persone più piccole, nonostante vengano chiamati nativi digitali, quindi c'è tutto un processo di digitalizzazione in atto, non hanno ancora così tanta facilità di utilizzo dello strumento, perché i dati sono bassi, i ragazzi a scuola hanno pochi tablet, per esempio, sono ancora pochi. E le infrastrutture sono anche poco, Eh perché sì, la larga banda che esatto, siamo. non è ancora, sì. Ho capito. Senta, per dare qualche informazione utile a chi volesse venire a visitare Sì. la struttura, sia alle aziende che ai Sì. cittadini, Allora, continui come l'evento, funziona. sì, assolutamente, l'evento è totalmente gratuito, previa registrazione sul sito che è webupdate.it, per cui non c'è il pubblico che di solito viene al nostro evento è sia giovane, quindi universitario, persone che frequentano, che si sono laureate, ma sia aziende che vogliono appunto capirne di più del web per migliorare poi il proprio business, se vogliamo. Quindi possono venire a partecipare Assolutamente, è aperto a assolutamente dopo tutti, la registrazione. sì. Io la ringrazio, in Grazie a bocca voi. al lupo.